È un messaggio molto bello, è il messaggio dell'inclusione, il messaggio dello sport come strumento privilegiato per l'inclusione. È un'esperienza che noi facciamo tutti i giorni nelle nostre scuole. Il sistema italiano è un modello, perché in Italia non ci sono scuole differenziate, tutti quanti hanno il diritto e la possibilità di accedere alla scuola per tutti. Abbiamo delle figure specializzate che sono gli insegnanti di sostegno, c'è sempre la necessità di fare in modo che anche tutti gli insegnanti siano sempre più portati per curvare il proprio modo di insegnare, sia sul terreno della disabilità, sul terreno dei bisogni educativi speciali, in particolare quello di rendere flessibile il modo di insegnamento affinché sia il più possibile accessibile a tutti. Poi lo sport fa la sua parte, lo sport è trasmissione di valori, è trasmissione di rispetto, è darsi una mano all'interno della squadra, dove il concetto fondamentale dello sport è che le debolezze di ciascuno magari sono coperte dai propri compagni. Fare sport di squadra, fare gioco di squadra, questo significa, e quindi noi oggi qui abbiamo un bel esempio di tutto ciò.